seconda parte dedicata ai dolci, ma non dolci qualsiasi, i dolci del nostro pasticcere di fiducia, Domenico Manfredi. Salve, salve. Domenico Mimmo. Domenico, beh, sei tradizionale, sì, insomma, sì. Ok, vabbè, ma se ti chiamo Mimmo rispondi lo stesso? Sì, anche se ce n'è qualcun altro vicino, magari penso che stai chiamando quell'altro. Allora, Domenico, che cosa ci prepari oggi? Allora, ricette estive. Accetto. Uno immagina sempre del dessert alla frutta. E invece? E invece frutta e cioccolato. Vabbè, una variante, no? Magari vabbè, se certo, uno si siede al ristorante, solo dessert alla frutta, visto che è d'estate, c'è anche il cioccolato. C'è anche il cioccolato. E se il cliente dice finalmente c'è un dessert col cioccolato. Però c'è anche la frutta. C'è anche e la frutta. E che frutta, ragazzi? Io già vedo lì mirtilli, more, lamponi, e fragole e cioccolato. Sì. Ok. Allora, gli ingredienti. Quello sarà tutto il dessert, tutto nel dessert quella frutta. Là dentro? Cioè non è il dessert con la frutta col dessert. La frutta col dessert. Allora diciamo un po' quali sono gli ingredienti che servono a casa per poterlo realizzare. Allora, è un cremoso ai lamponi. Ok, questo non c'entra. Sì, questo è per la decorazione. Allora, polpa di lamponi. Sì. Cioccolato bianco. Sì. Panna. Sì. È crema inglese, crema pasticcera. Scusa, ma vedo, sono io o vedo doppio? Due panna? Sì, è doppio perché sono. Allora, uno è per quello al cioccolato fondente. Sì. E l'altro per il mousse al cremoso lamponi. Ok, allora vai, partiamo. Ok. Vediamo. Allora, questa cos'è? Crema inglese. Crema inglese, classica crema pasticcera, sì. Più o meno. Allora, io sto semplificando un po' le ricette per chi, per chi le fa a casa. Crema pasticcera, cioccolato, frutta. Sì. Non stiamo a fare quelle mousse complicate, meringhe, base di semifreddo, ma magari quando il cliente poi le va a vedere dice quanto ci vorrà. Così, semplice. Semplice. Crema. Cioccolato. Cioccolato bianco sciolto. Cioccolato bianco sciolto. Okay. Poi. E mescoliamo il tutto. Lamponi. Questa è una sorta di crema di proprio lamponi. I lamponi frullati e basta. Ah, ok, senza zucchero, senza niente, proprio frullati così. Perfetto, vai. Ok. Poi si può utilizzare frutti di bosco, fragole, qualsiasi frutta. Ma fondamentalmente quello che hanno a casa, no? Le semplifico, nel senso che sono facilissime. Molte ricette sono ricette di recupero, quello che avete in frigo magari lo utilizzate, può essere, che ne so, anche il melone, no? Ok. Basta, non è una macedonia, poi è troppo. Facciamo una macedonia, no, non va bene. Okay. Panna, che si alleggerisce tutto. Allora, non c'è bisogno della gelatina perché c'è il cioccolato bianco. Quindi sì, è vero, fa già da rapprende già. Ok. Ok. Poi il colore varia a seconda del frutto che c'è dentro. Allora, se vogliamo quel rosso bello vivo, alcuni poi ci mettono i coloranti, quindi no, anche se no. Sacrifichiamo un po' il colore. Fa niente, però è almeno naturale, nel senso. Sì, assolutamente. Okay. Ok. È che a me mescolare mi piace un sacco perché mi dico come sono belle queste spatole, poi sono piccoline, sono pratiche, vai. Manager. Ok. Allora iniziamo a fare il primo strato, facciamo vedere così. Okay. La telecamera è quella, ma va bene lo stesso. Ah, è quella? Ok. Ok. Va bene, tagliettino. Allora, sono due passaggi quasi uguali. Sì. Buona, l'ho provata. Sì. Ok. Ok, la finiamo, giusto? Sì. Ok, questa la finiamo. E qua dentro che è? Allora, questo facciamo pure un po' così. Così, così si livella. Si distribuisce bene. Allora, un po' in frigo. Nel frattempo prepariamo la mousse al cioccolato. Ok, dammela qua, questa. Questa già possiamo toglierla. Ok. Stesso procedimento, facile. Crema, cioccolato. Ah, ok, adesso facciamo quest'altro. Hai una ricetta per la crema inglese? Allora, 200 g di zucchero, 200 di tuorlo, 500 di latte. Perfetto. Al limite 20 g di amido, giusto per se la vogliamo più densa. Ok. E si cuoce come una crema pasticcera anche al microonde. Benissimo, quindi avete preso nota della crema pasticcera del nostro Domenico. Ti basta, posso togliere? Sì. Okay. Togliamo. Ok. Tutte facili. Pensa, No, non è che sono facili, È vero che tu hai tutto per già me, pronto. Non so. No, dai, questo è facile. Mm. Bisogna solo mescolare gli ingredienti che abbiamo già preparato. Questo abbiamo detto che è un succo. Sì, questa è una bagna ai lamponi. Ok, questi tecnicamente stanno in frigo? Sì, in frigo, però possiamo riprendere così.
lo mettiamo di nuovo su così. Con tutto il ok, il sì, perché dobbiamo fare due strati. Ah, non avevo capito. Ah, quindi okay. Si fanno due strati. Per cui mangiamo nello stesso dolce più cose. Sì. Bene. Allora, questi dessert che sto cercando di ideare. Che sto poi cercando di ideare. Che poi li facciamo alla fine. Ma sì, sì. La pasticceria, a che ora iniziate? La pasticceria di Lia Teggiano. Allora... Poi abbiamo detto di Lia come tua moglie? E mia mamma. Tua mamma, che bello, bello, bello. Sì, lei ha iniziato... A che ora iniziate la mattina? Ma non prestissimo, alle 6 va bene. Ok, ok. Ok, cioccolato. Andiamo a fare questo strato anche di cioccolato. Ok, non lo dobbiamo riempire tutto perché ci mettiamo, visto che in un'altra puntata abbiamo fatto il tiramisù e di solito nei tiramisù ci vanno i savoiardi, io ci ho messo il pan di Spagna in quello. Guardate che qua. È tutto a misura, eh? Cioè, misura. Tadam, tadam, cioè, preciso. Infatti facciamo ma te la sei fatta fare apposta questa cosa. No, prima ho trovato gli stammi, dico, visto che sono a misura ci faccio le cose a misura. Che okay, bello. Ok, facciamo lo strato. Mamma mia. Okay. Non ce l'hai già pronto? Chissà. Come no. Ormai io... Mi dovresti conoscere, sì, ogni tanto voglio metterti alla prova, magari niente, trovo la pecca. Okay. Quindi questo è, diciamo, il dolce prima il dolce. Di... Questo deve andare comunque in frigo. Sì, sempre l'abbattitore, sempre il frigo. Quanto tempo, se non abbiamo l'abbattitore a casa, lo mettiamo in frigo? Deve stare 4-5 No, ci vuole l'abbattitore perché deve bloccarsi, deve essere rigido, altrimenti poi non viene fuori. Facendo dalla così, bisogna okay. fare così, sì, okay. Se non è molto freddo non esce fuori. Vabbè, facciamo una convenzione e compriamo tutti gli okay. abbattitori. Vai, sì. facciamo la magia. Okay. Magia. Magia. Addirittura la magia è già sformato così. Ecco, bravo, così facciamo prima. Ecco qua, okay. Guardate che belli. Andiamo a decorarli che andiamo siamo in chiusura, sì. Ok, allora, prendiamo il dolce, così, basta già uno. Uno, sì. Perché okay. quello là poi ci serve dopo, capito? Ci okay. serve dopo. Allora, quello dopo. La gelatina di fragole. Sì. Ci serve per mettere qua. Eccolo. Ok. Se vogliamo facciamo dei puntini così. Bello, colorato, rosa. Col cioccolato sotto, mamma mia. Ok. Allora, adesso mettiamo tutta questa frutta. Ecco, la mettiamo gioia. Proprio tutta? Va bene, sì, io vorrei fare qualcosa tipo così. Sì, vai, vai. Poi ci mettiamo un po' di nero. Un po' di nero. Poi a fantasia si può mettere la insomma macedonia. La frutta si mette, dai, no, la macedonia. Ok, se ne mettiamo. Questo lo mettiamo qui. Un altro qui, di lato, ok. Doccia. Va bene, per completare, giusto decorino, così. Sì. Tiene. Guarda che bel dessert, ragazzi. Ok. Dessert, allora. Frutta, cioccolato e frutti di bosco. Mamma mia, che cosa bella, che cosa buona, eccolo qua. Adesso avrete in grafica tutti gli ingredienti, provate a rifarlo, io questo però lo mangio. Certo, poi ci sono pure gli altri giù. Questo è proprio il dessert dei sapori del sole, guardate, ci sono i lamponi, le more, le fra... Carino, ti piace? Lo vorresti? Lo faccio provare? Ok. Cosa? Ah, la foto, devo andare a fare una foto, no, la foto del piatto, sì, devo fare la foto del piatto, cioè dopo, aspettate che adesso torno, che aspettate facciamo? Voi. Facciamo un altro, ok.